Oh, eccomi qua. Sono appena uscito, freschissimo, anzi caldissimo. Intanto cambio da Batman v Superman e premessina. Uno va al cinema per divertirsi. Uno va al cinema, paga dei soldi, dà dei soldi a dell'altra gente, dà dei soldi a produzioni mega miliardarie, sboranta mila milioni di dollari per fare un cazzo di film, e un botto di questa gente decide che il film è una merda. Sì, decide, perché non è la realtà, decide che quel film deve essere di merda ancor prima che esca. Spesso capita con i film DC. Mentre con la Marvel non capita. Io vedo proprio chiaramente che ci sono i fanboy, gli amici fan della DC, che qualsiasi cosa esca della DC è un capolavoro. I fan della Marvel, qualsiasi cosa esca un film della Marvel, sborata il film della Marvel, spacca il culo, la DC fa merda. Ecco, io sono immune a questa stronzata delle competizioni tra Marvel, DC, Apple e Android, Star Wars e Star Trek, Harley Davidson e Suzuki, skateboard contro rollerblade, sci contro snowboard. Avete rotto i maroni, santo di Dio! Non si può competere su qualsiasi cosa! Godetevi la vita, vigliacca boia! Allora, Batman v Superman è una figata! Vuttora! Sono cagato come una mattina! Vuttora che cazzo di film! Ciao, ciao, ciao! Ma fa culo! Avengers è bellissimo! Batman v Superman è una figata della Madonna! Finalmente Batman, Batman! Batman! Vuttora Batman Ben Affleck! Ma fa culo a tutti quelli che hanno detto che Ben Affleck era una merda! Ben Affleck spacca! Vuttora! Figlioca boia che film! Poi dopo arriva la recensione tranquilla su Gotham Shadow, spero in serata, al massimo domani, magari la finisco stanotte e la carico domani. Ma carino, non male. Puttana che figata!